Buonasera, ben trovati a Fischio Finale. Ora parliamo di sport sociale, sport di base, sport di tutti e per tutti. Tutto questo è il Centro Sportivo Italiano. Ne parliamo con Antonella Caramia, presidente del CSI di Ragusa, e Orazio Sapuppo, vicepresidente. Allora, intanto partiamo dalle vostre attività. Le nostre attività sono molteplici, proprio perché, come ricordavi tu, ci occupiamo di sport per tutti, e quindi per i più piccoli e anche per la terza età. Per quanto riguarda i più piccoli abbiamo tantissime iniziative perché comunque il Centro Sportivo Italiano diciamo che pone un'attenzione particolare alle categorie giovanili. In corso ci sono già dei campionati che sono alcuni validi per le fasi regionali e nazionali, altri invece sono provinciali e interprovinciali. In questo momento è in corso per le categorie giovanili la CSI Cup, siamo giunti oramai alla quinta, sesta giornata di gare, e si stanno effettuando presso il centro sportivo Domus Aurea. Ci tengo molto perché diciamo che questo torneo è legato anche ad una buona azione, nel senso che il ricavato delle quote di iscrizione saranno destinate al Centro Cristiano Emmanuel, a cui il centro sportivo Domus Aurea aderisce. E saranno devoluti ai bambini dell'Africa, per cui siamo particolarmente orgogliosi. Orazio Sapuppo, quindi Sì. non soltanto attività sportiva, ma anche solidarietà in questo caso. E non solo con i bambini, ma c'è un altro progetto che stiamo facendo dall'anno scorso, sono già 3 mesi e passa, un progetto nel carcere di Ragusa, dove stiamo facendo sia attività motoria per tutti i ragazzi, chiamo ragazzi che sono là dentro, e un torneo di calcio a 5. Proprio ieri abbiamo fatto le semifinali e domenica prossima avremo le finali di questo bellissimo torneo veramente, che ci sta entusiasmando sia noi arbitri e CSI, sia gli stessi ragazzi che sono là dentro. Cosa significa fare attività sportiva per queste persone? Essere fuori da lì. Voglio citare una frase che mi ha detto uno di quei ragazzi: quando noi stiamo qua con voi 2 ore è come se noi fossimo fuori da queste mura. Cioè, come evadere, Sì, come va, tra sostanzialmente. virgolette. Sì, bella veramente. Abbiamo trovato delle persone che purtroppo nella vita avranno commesso qualche sbaglio, però che sono di una simpatia, ci stiamo divertendo tantissimo veramente. Un torneo che fino adesso non abbiamo visto neanche una litigata. Quindi Sono sì, no, no, assolutamente corretti al correttissimi, massimo. sì. E poi devo dire magari che ci sono dei dialetti un po' siciliani, palermitani, catanesi. No, guarda, ci stiamo divertendo veramente. Quindi una bellissima Sì, e domenica iniziativa. prossima abbiamo le finali, terzo e quarto posto e primo e secondo posto. Antonella Caramia, Sì. quest'anno voi fate i 70 anni per quanto riguarda la fondazione delle 75, 75 del CSI. E se sì. non si considerano comunque quelli della Federazione Associazioni Sportive Cattoliche Italiane che si erano costituite nel 1906, ma che Sì. poi in seguito al regime fascista fu sciolta questa associazione e poi dopo nacque Nacque la il CSI, sì, CSI. è Cosa proprio. significa Sì. raggiungere questo traguardo? Un traguardo importantissimo che ci rende davvero orgogliosi. Siamo una realtà, insomma, grandissima, è in continua evoluzione, in continua crescita. Siamo tantissimi tesserati Si parla di distribuiti, sì, di 13.000. 13.000 società sportive, tantissimi comitati, quindi per ogni provincia, comitati regionali e poi la sede nazionale che è a Roma in via della Conciliazione numero uno. Ci rende particolarmente felici questa nostra sede storica perché insomma il nostro capitano è Papa Francesco che ci Avete un bel un bel capitano, insomma, capitano, sì, che ci siete. incoraggia sempre. E proprio perché festeggiamo insomma 75 anni di attività non solo sportiva ma anche formativa, perché come ente di promozione sportiva siamo accreditati anche presso il Ministero dell'Interno, il Ministero della Salute, il Ministero della Giustizia.
giustizia, siamo accreditati al MIUR, possiamo organizzare corsi di formazione validi per docenti, infatti ci sono in cantiere tutta una serie di iniziative e proprio perché festeggiamo i 75 anni tutte le strutture a livello territoriale, regionale e nazionale stiamo organizzando una serie di appuntamenti sia a livello sportivo che formativo. Noi spesso ci aggiorniamo come quadri perché cerchiamo sempre di rispondere ad una domanda sportiva e formativa che legga i segni del tempo, certo, e quindi abbiamo approfondimenti nel settore amministrazione, comunicazione, marketing, attività sportiva e formativa. E fate anche formazione? Facciamo anche formazione, organizziamo corsi per arbitri di calcio, allenatori, seguendo le qualifiche di primo, secondo livello e sempre più in alto per quanto riguarda i docenti, quindi le qualifiche SNAC, come si suole diciamo dire in questi casi. Questo caso ecco, mi viene in mente anche sì. State organizzando un torneo di arti marziali a breve, sì, proprio perché stiamo anche dando diciamo spazio, ma oramai da un po' di tempo, agli sport minori e quindi non solo diciamo il calcio, che oramai ci vede leader in questo settore, specialmente, ripeto, per quanto riguarda i più piccoli, ma stiamo cercando appunto di migliorare e promuovere gli sport emergenti, gli sport minori. E quindi finalmente abbiamo organizzato un campionato, prima Coppa Sicilia di Wushu Kung Fu, il 5 maggio qui a Ragusa presso la palestra Bellarmino. Abbiamo già qualche adesione, per cui siamo particolarmente felici. Entusiasta. Sì, sì, sì. E non solo, anche progetti per quanto riguarda lo sport e la disabilità. Un'altra cosa di cui sono particolarmente fiera è la promozione che stiamo facendo sul territorio per quanto riguarda il badminton, uno sport che io ho scoperto seppur in tarda età, e stiamo mettendo a punto dei progetti. Sì. Vicepresidente, cosa significa fare tutte queste discipline per quanto riguarda varie, insomma? Sì. Per raggiungere anche sì, tutti sì. E coinvolgere tutti quanti, come abbiamo detto, sia dai pulcini sia fino alla terza età. Noi facciamo tornei per tutti quanti, sia per i bambini, l'open, i ragazzi di 20 anni, gente sposata, ammogliata, fino a finire. Di tutto, sì, di più, tutti, insomma. Di chi non vuole fare attività agonistica? La deve fare per forza, perché da noi non puoi dire di no. Non puoi dire di no. Assolutamente no. Ecco, una bellissima realtà, insomma, sì, sì, anche veramente. In provincia di Ragusa, perché sì, parlava dei dati nazionali con 750.000 tesserati, certo. Ma a livello in provincia di Ragusa qual è la situazione? La situazione è in continua evoluzione, proprio perché insomma stiamo abbracciando diversissime discipline, anche per quanto riguarda la danza classica, moderna, contemporanea e quindi anche un po' di danza sportiva. Anche in questo settore ci sono diciamo dei progetti che insomma stiamo cercando di portare avanti. Quindi siamo partiti perché diciamo che il comitato provinciale ha subito così un momento di stand by per il cambio diciamo generazionale e quindi diciamo per un po' di anni siamo stati fermi per modo di dire, perché comunque siamo andati avanti nel reperire diciamo risorse umane, proprio per individuare insomma ragazzi e diciamo pronti a credere di nuovo nel progetto culturale e sportivo del CSI. E oramai siamo una realtà consolidata, ma sempre diciamo espressa con umiltà, in punta di piedi, perché non ci si deve mai fermare, non ci si deve mai credere insomma arrivati. Ecco, abbiamo sempre. Voi avete anche organizzato una bellissima iniziativa in collaborazione con il CONI per quanto riguarda la disabilità, aperta alle scuole, quindi i normodotati a confronto con i ragazzini affetti da disabilità, ma non solo, avete anche fatto provare che cosa significa
stare magari su una sedia a rotelle e fare sport su una sedia a rotelle ai normodotati, quindi questa è un'esperienza di mettersi nei panni degli altri. Sì, sì, è stata una bellissima esperienza che ci ha arricchiti tantissimo. E, in questo caso bisogna anche, diciamo, ricordare la collaborazione del CIP che io stessa rappresento, perché sono la nuova delegata provinciale del CIP Ragusa. Comitato Paralimpico. Quindi, sì, del Comitato Paralimpico. E quindi è bellissimo che, insomma, più realtà sportive, più enti di promozione sportiva si uniscano per portare avanti progetti di integrazione anche con i disabili. Vicepresidente, per quanto riguarda il discorso strutture sportive, e com'è la situazione? E qua tocchiamo, come si dice, il tasto la nota dolente. Perché, allora, purtroppo in questi ultimi anni si sono fatte tantissime squadre di categorie, tipo prima, seconda, pertanto le strutture a Ragusa abbiamo il Selvaggio, che è della prima squadra, poi abbiamo il Napoleone Colaianni e il Campo Eno, chiamato così, che però sono già operanti di orari con le squadre, specialmente la sera. Un po' di libertà ce l'abbiamo in estate, che ce lo danno in estate, ma per fare un torneo così. Poi ci sono le strutture, quelle private, dove diciamo che è necessario un contributo. Dobbiamo trovare sempre i contributi, certo, non è che possiamo far pagare ai ragazzi grosse cifre, perché quello è purtroppo, ma non penso che sia soltanto a Ragusa questo problema, perché quando ci confrontiamo con gli altri comitati in Sicilia, il problema è per tutti quanti uguale, le strutture. Purtroppo questa è la dura realtà. Ma riuscite comunque a fare questa attività? Sì, in ogni caso. No. Noi generalmente operiamo sia allo Smig Varinese di Ragusa, al Campo Enal, quello di Giorgio, così non ricordo, Pala Pianetti, lo Sporting Club, a Magni. Vedo che comunque vi affidate moltissimo anche alle strutture private. Poi abbiamo, come ultima novità, abbiamo anche il 3 contro 3, che è una struttura che fa giocare 6 persone, che è un gioco veramente fantastico. Sempre di calcio parliamo. Sempre, che non si ferma mai, si gioca sempre, e chi vuole farlo, consiglio a chi vuole fare un po' di cura dimagrimentale, la può fare benissimo. È utile. Benissimo. Quindi parliamo di esperienza sportiva come cammino di maturazione umana e anche esperienza comunitaria, comunque. Presidente. Sì, certo, per noi lo sport sociale, insomma, è una delle priorità. Voi collaborate anche con, non soltanto con, anche con le famiglie, certo, con le realtà, le famiglie, la scuola, strutture. Con la scuola, per esempio con la scuola abbiamo portato avanti 2 bellissimi progetti per quanto riguarda il corso BLSD, quindi imparare a salvare una vita, perché io e Orazio siamo anche istruttori nazionali della Salvamento Agency e abbiamo aderito insieme alla Salvamento Agency ad un progetto di sensibilizzazione, intanto come implementare appunto defibrillatori in tutta la città, e poi cercare di, insomma, addestrare quanto più persone possibili a saperlo usare. Questi 2 progetti con la scuola Ferraris di Ragusa, il chimico, è stato, insomma, bellissimo, si è concluso da poco, ma organizziamo sempre corsi di formazione, proprio perché è importantissimo sensibilizzare la comunità, perché davvero imparare piccole manovre può davvero aiutare a salvare una vita. Vicepresidente, possiamo dire quali sono queste manovre, come vanno fatte, magari un po' per comprendere a abbiamo casa? Abbiamo quelle per l'adulto, abbiamo quelle per ragazzi e quelle per l'attante. Sono delle manovre semplici. Che infatti posso anche dire una cosa che molti forse non sapranno. Una bambina di 6 anni, avendo appreso queste manovre a scuola, è riuscita a salvare la propria mamma. Se noi diciamo che dovrebbe abbassarsi di 5 centimetri, sicuramente la bambina non avrà avuto questa forza per fare questo, però quello che ha fatto è stato sufficiente per salvare la propria mamma. Un'altra cosa ancora, forse se andate su Google vedete che c'è un cane
che sa fare pure le manovre, veramente. No, perciò che significa? Possono che fare tutti quanti insomma. Possono fare queste manovre. Noi abbiamo fatto, ecco, vedo, questo progetto nelle scuole, i ragazzi sono stati, hanno seguito questi corsi perché veramente, io glielo ho detto che si possono trovare in un campo sportivo, in un pub, in una discoteca, in qualsiasi posto, in gita, a scuola stesso. Applicare queste manovre può salvare sicuramente una vita ed è semplice da fare. Non c'è... Quindi in ogni caso non ci sono particolari predisposizioni che una persona deve avere per poter salvare una vita. A questo punto voglio dire che noi ora già con le farmacie di Ragusa e con delle attività di Ragusa, ne abbiamo una il primo di aprile in un centro estetico a Ragusa, non faccio il nome, vediamo, pubblicità occulta. Abbiamo questo progetto il primo di aprile in un centro estetico con delle mamme, donne, signori, uomini, chi vuole venire a provare queste manovre per lattanti, solo per lattanti, i bambini piccolissimi, perché lì sono i pericoli maggiori. Certo, pericoli perché maggiori rischia sono, anche sì, di sì, far male. I bambini oggi hanno anche una curiosità, che tutti gli oggetti che trovano, pur per riconoscerli, mettono in bocca. Certo, perciò... quindi sì, assolutamente sì. Sono. Perfetto, torniamo di nuovo alle attività sportive che voi promuovete sul territorio. Sì. Ecco, possiamo spiegare meglio di quale... Allora, come attività sportive, subito dopo la conclusione della CSI Cup per categorie giovanile, le stesse categorie parteciperanno a Sport and Go e Play and Go. Play and Go si svolgerà a maggio alla sua fase regionale a Caltagirone e invece le Sport and Go si svolgerà a Castalia in due giorni e diciamo ospiterà tutte le società sportive di tutta la Sicilia, per cui sarà una grande festa. Sì. E, particolarmente importante questo campionato del diciamo Sport and Go perché è un progetto proprio che il CSI ha dedicato alle categorie giovanili, in quanto oltre a prevedere diciamo, le gare degli sport portanti come calcio, basket e pallavolo, affianca l'attività di polisportiva che noi stiamo cercando anche di portare avanti. L'attività polisportiva comprende il triathlon di corsa, salto in lungo e il lancio del vortex. Proprio perché insomma vogliamo recuperare l'attività polisportiva che spesso è fondamentale, ecco, perché prima di imparare i fondamentali degli sport classici e portanti bisogna recuperare anche la capacità di sapersi muovere, di saper rotolare, quindi più attività messe insieme, anche di sport diversi, insomma, ti aiutano sicuramente ad affrontare meglio un po', magari se poi ti vuoi specializzare in un settore lo puoi fare, però in ogni caso è comunque la base per poter scegliere in un modo più consapevole. E per quanto riguarda invece la vostra attività sportiva sul territorio, voi cioè andate anche nei quartieri, nelle parrocchie per poter parlare di sport, diciamo, insomma. Sì. Infatti il centro sportivo ha dei progetti per le chiese che si chiama Oratorio, dove noi abbiamo fatto già diverse, tipo chiesa San Giuseppe Artigiano, dove abbiamo fatto delle iniziative per tutti i bambini, ragazzi e bambini. Con tutte le attività sportive. Ecco, questo progetto si chiama Progetto Oratorio. Abbiamo integrato con la camminata sportiva. La camminata sportiva che ormai è diventata una moda per tutti. E anche per quanto riguarda la camminata sportiva, attraverso un nostro istruttore che si è specializzato in questa direzione, in questa disciplina, ci sono appunto delle attività da mettere insomma presto sul campo con l'inizio delle belle giornate. Quindi, perché anche camminare ha le sue insomma. ai suoi benefici perché sappiamo benissimo che una camminata a passo veloce ti aiuta a mantenerti non solo magro ma anche a mantenere bassa la pressione anche dal punto di vista del benessere fisico sicuramente è un'ottima pratica e quindi fate anche le camminate sportive. Per quanto riguarda gli altri sport sport noi quando abbiamo attivato l'oratorio sia con la parrocchia San Giuseppe ma anche in un'altra parrocchia
A parte Comiso, anche Roccazzo. Ah, okay. Sì, sì, anche Roccazzo. E abbiamo proposto frazioni, sì, sì, perché del territorio, porzioni del territorio che magari non sono raggiunte dalle attività fatte da grandi società. Esatto, esatto. E quindi abbiamo così attivato diverse attività, dalla pallavolo, dal mini volley al badminton, il mini basket, la danza, perché abbiamo una straordinaria insegnante, Liliana Saranovic, che insomma è un ex étoile del Teatro Nazionale di Belgrado, che insomma ci quindi aiuta sicuramente sì, sì. Sarà in gamba proprio in gamba, per certo. E quindi poter insegnare. Così, cerchiamo di portare quanto più attività possibile, perché in modo tale da non offrire solo il classico calcio, che per carità è bellissimo, ma abbiamo proprio il desiderio e la volontà di promuovere gli sport emergenti. Sì, sì, e quindi skateboard, anche queste qua, sì, no? Sì, sono previste il tempo di portarle a compimento. Chi volesse raggiungervi cosa deve fare? Cioè, perché ecco, magari per conoscere quale attività promuovete, come fare per per insomma contattarci. Per contattarvi, ecco. Quindi. Allora, noi abbiamo la sede legale a Ragusa in via Xiumè numero 4, la sede storica del CSI Ragusa, però noi operiamo anche all'interno del centro polifunzionale in via Colaianni, dove insieme ad altre associazioni che a vario titolo si occupano di non solo immigrazione ma offrono diversi servizi, noi curiamo la parte sportiva. Infatti proprio dal centro polifunzionale di recente sono partite due bellissime iniziative di tennis tavolo che ha curato Elio Sortino. Elio Sortino, sì. No doping. Sì, noto, sì. Sì. Bravissimi. Ma non solo. Sì. Poi? E poi il basket con un altro nostro istruttore che si è conclusa poi con una partita presso il Palazzama che ha visto disputare ragazzi di colore e non solo con i rappresentanti delle istituzioni. Quindi, com'è andata? Sì. Bene, è stato bellissimo. Chi ha vinto? Non lo diciamo. Era soltanto per divertirsi, non per raggiungere un risultato. Esatto. Sì. Quindi ci possono raggiungere anche al centro polifunzionale, dove noi facciamo sportello, quindi tutti i giorni, anche previa telefonata, insomma. Quest'anno avete fatto anche sì. un torneo di tennis, sì. Tra l'altro ecco, a settembre. È stata un'iniziativa che ha visto tantissime persone, tantissimi iscritti, tantissimi. Avete raggiunto anche un piccolo record all'interno di questa. Il CSI Open, che fra l'altro è da 14 anni che voi promuovete qui sul territorio ebleo. Sì, proprio perché è stata una bellissima iniziativa di successo, abbiamo appunto deciso di replicarla, quindi ci sarà la seconda edizione di CSI in rete, aperta a tutti, anche perché godiamo anche della convenzione con la Federazione Italiana Tennis, per cui davvero possono partecipare tutti. Perfetto, vicepresidente, allora qual è per chiudere il messaggio che vogliamo lanciare? Allora, dimenticavo di dire che ci sono altre due iniziative, una quella del tamburello con Salvatore Occhipinti, campione ragusano, campione del mondo, qua è ragusano Salvatore Occhipinti che ora collaborerà anche con noi. Poi un'altra idea che avevo dimenticato di dire è che in primavera sicuramente faremo lo sport nei quartieri a Ragusa. Ogni quartiere parteciperà con dei propri rappresentanti e poi ci sarà una finale in Piazza Libertà, vedremo di coinvolgere tutti quanti. Una sorta di cose, una sfida tra quartieri, insomma. Noi ringraziamo Antonella Caramia, presidente del CSI, e Orazio Sapuppo, vicepresidente, per questa bellissima chiacchierata che ci hanno fornito, anche dandoci la possibilità di scoprire che cos'è il centro sportivo italiano. Subito dopo torneremo in studio con la pallavolo.
Nuovamente ben trovati in studio, ci hanno raggiunto due ospiti, parleremo di pallavolo, esattamente dei soci volley. Abbiamo qui Giovanni Nicosia e Simone Alfieri, proprio per parlare di questa società, una società abbastanza nuova, ma che comunque sta cominciando ad affermarsi sul territorio. Sì, questo è il nostro terzo anno che noi partecipiamo alla prima divisione maschile. Siamo contenti del lavoro che stiamo svolgendo su tutti i fronti, più che altro sin dalle primissime età, dove abbiamo allenatori esperti, allenatori di livello, e possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti del lavoro che stiamo svolgendo. Ad allenare i piccoli, quindi diciamo ad insegnare quelle che sono le basi della pallavolo, ci pensa Chiara, che sta crescendo, diciamo anche il cognome, Chiara Coritarova, ecco, scusate, sì. Che sta crescendo un bel gruppetto di ragazzini molto piccoli. Tra l'altro lei è una giocatrice di esperienza, sì. Perché ha giocato tantissimo. Ha molta esperienza, gioca tuttora in Serie D con il Camarina. Insomma, è una grande allenatrice e sta, diciamo, portando i bambini a conoscere il mondo della pallavolo, a portarli in questa nuova esperienza che, diciamo, li formerà anche non solo dal punto di vista sportivo, ma anche morale, diciamo. Parliamo di oltre 100 ragazzini che sono nella vostra realtà, quindi si vede che comunque è una realtà molto bella, molto giovane, ma che comunque riesce ad attrarre tanti bambini. Sì, 100 bambini sono molti, però come diciamo spesso noi che facciamo parte della squadra, non è mai abbastanza, perché spesso ci rendiamo conto che soprattutto la pallavolo maschile è uno sport nella nostra città, Vittoria, poco seguito dalle persone. È molto, molto strano, perché comunque è uno sport che piace ai ragazzi. Però diciamo che la concezione ancora forse è un po' statica e i bambini preferiscono iscriversi a calcio o ad altri sport. Certo, 100 bambini sono comunque un numero molto importante, e diciamo che attraverso i nostri allenatori, dal nostro Alfio, appunto come dicevo prima Chiara, Lucio Sascaro, che ha una grandissima esperienza. Lucio Sascaro ce lo ricordiamo anche sì. Ai tempi dell'Aurora sì, in sì, Serie A. Sì, sì, sì. Ha allenato tantissime squadre e tuttora allena la gran parte, la nostra grande maggioranza dei nostri bambini, e diciamo che stanno facendo tutti un buon lavoro, ecco. Simone, per quanto riguarda la prima divisione, questo campionato, come sta andando il vostro campionato? Allora, come campionato è un campionato difficile, perché dobbiamo scontrarci con delle squadre che magari hanno giocatori anche professionisti o comunque molto più grandi di noi. Però, essendo una squadra nuova, noi ogni anno aggiungiamo membri nuovi per cercare di perfezionare. È stata una sconfitta, però solo in parte, perché abbiamo capito i nostri errori, dove sbagliamo, e sarà solo una crescita. Dove sbagliate? La ricezione. La ricezione dipende anche comunque dalla squadra avversaria, se batte bene, esatto. Infatti avete grossi problemi, insomma, quindi quando si batte bene. Quindi dovrete lavorare molto su questo fondamentale. Sì, però c'è il nostro mister Alfio Tomaselli, che comunque riesce a prepararci come si deve per riuscire ad affrontare. Perché hai scelto la pallavolo? Si parlava di ragazzini che sono attratti anche da altri sport. Tu perché hai scelto la pallavolo? A Vittoria c'è questa mentalità che si vede soltanto calcio, poco basket, meno tennis e ancora meno pallavolo. Io ho scelto la pallavolo perché nella mia famiglia c'è una passione di base per la pallavolo. Quindi, sin da piccolino ti hanno portato in palestra? Sin da piccolino, sì. Poi mio fratello, ho seguito le sue orme, ora sono qua a cercare di tenere alto l'onore della famiglia. Ci stai riuscendo? Che dici Giovanni? Ci sta riuscendo Simone? Insomma, la sua famiglia diciamo che erano più forti. Vabbè, ancora. Ancora hai tempo per crescere. Quanti anni ha? 17. 17, quindi ancora qualche margine di miglioramento, anche più sì, di qualche anno. Speriamo di sì. Parliamo anche di quella femminile, voi avete una squadra in prima divisione anche femminile, come sta andando il campionato? Ma è anch'esso un campionato molto complicato, le squadre sono
sono diciamo, molto, molto equilibrate. I match spesso risultano anche abbastanza lunghi e faticosi per le ragazze. Però, come dicevo già prima, grazie all'allenatore Lucio Sascaro, appunto, le ragazze si stanno preparando al meglio. Inoltre, grazie anche alla collaborazione del nostro allenatore Alfio, riescono a, diciamo, ad avere il meglio, ad ottenere il meglio dagli allenamenti che noi facciamo. L'obiettivo non è forse quello di vincere la prima divisione, certo all'inizio si inizia sempre a pensare qual è il proprio obiettivo, ma l'obiettivo maggiore è quello di fare sempre bella figura, di giocare sempre con grande impegno e penso che ci stiamo riuscendo. Ma prospettive per fare un salto di categoria? Ancora un po' Questo presto. non lo Ci so, sono, ci però sono. Comunque ci è sono. giusto che comunque le ragazze abbiano degli obiettivi e penso lo stanno portando a termine. Tu, ecco, cosa dicevi per quanto riguarda la vostra... Senza degli obiettivi non si può andare avanti. Noi come obiettivo abbiamo la Serie D, ci proveremo, ce la metteremo tutta per raggiungerla. Andremo fino in fondo, Vabbè, come vanno. in questo senso penso che si parlava anche della partecipazione ai campionati under 12 e under 14. In questo senso, voi rispetto al panorama provinciale, come siete messi? Stanno andando abbastanza bene, i ragazzini comunque seguono l'allenatore, stanno iniziando a creare un gruppo abbastanza coeso, abbastanza forte. È sempre bello vedere, diciamo, dei ragazzini, delle ragazzine che sin dalla piccola età iniziano ad entrare nel mondo della pallavolo con entusiasmo e a prescindere da quelli che sono i risultati, che comunque sono notevoli, buoni. È veramente bello e colpisce tanto gli spettatori che li guardano. Quindi c'è anche comunque un fermento dal punto di vista anche a livello di Sì, spettatori, sì, siamo molto quindi non è seguiti. soltanto, ecco, siete Sì, molto seguiti. siamo Non sono solo seguiti. i genitori a Non sono soltanto seguire. i genitori, ma anche comincia ad attrarre anche un Sì, pubblico sì, diverso sì. rispetto ai familiari, ai parenti. Bene, per quanto riguarda questa fase di espansione, la situazione qual è? Dirigenti, oltre allo staff tecnico, c'è anche un gruppo di dirigenti che vi segue? Sì. Parliamo di questi appassionati, chiamiamoli così. Allora, prima di tutto i dirigenti hanno un ruolo fondamentale perché senza loro, diciamo che non si potrebbe andare avanti perché ci aiutano a tenere i palloni, nelle trasferte ci supportano magari se abbiamo bisogno di delle macchine, aprono le palestre, ad esempio c'è Samuele Gerratana che fa tutto questo e senza di lui, lo diciamo sempre, non potremmo andare avanti. E poi a parte questo ci sono dei genitori, ma non solo genitori, anche si è andato a creare un tifo per i soci che ci supporta sia in casa che in trasferta a Quindi volte. anche fuori casa vi seguono, A vi volte sì. supportano. Quindi dipende anche forse dal tipo di incontro, se Dalla è distanza della trasferta dalla soprattutto, distanza soprattutto. perché giochiamo sia in campo ragusano che in siracusano. Quindi Quindi il vostro campionato, ecco, quante province comprende? comprende Ragusa e Siracusa. Quindi soltanto queste due Sì. province. Diciamo Rispetto a queste due realtà, ecco, qual è la situazione? che nel Siracusano la partita che abbiamo avuto ieri l'abbiamo avuta nel Siracusano. Avete vinto intanto, No, diciamo. non Non lo si, no, possiamo non si dire, dice. però possiamo dire che abbiamo Avete capito. giocato bene, avete appreso Sì, quali erano gli si è errori che avete giocato fatto bene, in campo. sì, La assolutamente. ricezione non ha funzionato, da quello che ho capito per quello che hai detto in precedenza. Quindi, ma Abbiamo qual è capito. la vostra arma migliore? L'attacco, il Sì. muro? Qual è? Allora, personalmente il muro. Il muro, sei abbastanza alto, quindi alla fine Sì. riesci anche a... Sei un centrale, Sì. qual è il ruolo Sono che è? centrale. Un centrale. E quindi per quanto vi riguarda dovete lavorare molto sul fondamentale della No, ricezione il centrale nella nostra squadra che non non riceve riceve più di mai. tanto e penso sia anche una fortuna visto come Avete il risolvo io. libero che compensa, Sì. assolutamente. Parliamo invece della vostra società, è l'unica società che non va mai in vacanza, anche in estate siete in palestra, Sì, fortunatamente nonostante... grazie all'aiuto di Fabio Nicosia, del presidente dell'ISOGI Paolo Sbezzo,
e anche ad altri collaboratori come Sara Sigia, la stessa Chiara Coritarova. Diciamo che in estate, oltre che appunto alle attività invernali, portiamo a compimento sempre delle attività non solo a livello pallavolistico, ma anche stiamo parlando di beach volley, di foot volley, di beach soccer nel corso degli anni. Infatti già dal 2007 gli Soci sono una delle migliori società a livello organizzativo, sia a livello nazionale sia anche internazionale. Io ero molto piccolo, ma ricordo appunto quando venivano a giocare forti giocatori appunto di beach volley stranieri, e appunto c'erano gli spalti. Il beach comunque è un altro sport rispetto alla pallavolo, sì. Perché ovviamente farlo in spiaggia i valori tecnici in quel caso si annullano, non è sì, come lavorare in palestra. È uno sport completamente diverso, sì, infatti, sì, i tocchi sono anche diversi, sì. Però cambiano delle regole, ha un fascino particolare. Esatto. La società ci aiuta perché è comunque una società esperta che appunto, come dicevo prima, non solo in inverno si occupa di sport, ma anche in estate è sempre attiva e noi ci divertiamo. E voi andate in spiaggia anche a giocare? Esatto, sì. Spesso siamo coinvolti in delle organizzazioni che ci vedono protagonisti anche nelle spiagge. Perfetto, torniamo a parlare con Simone. Simone, stiamo parlando anche comunque di attività che viene svolta, ma il vostro claim è quello che volete giovani che non stiano soltanto a giocare con il joystick, ma li portate in palestra per allenarsi fisicamente e attivamente. Joystick vietato da noi. È vietato, vero? Non c'è. C'è da dire anche che queste iniziative sono ideate che hanno come fine, come scopo di attrarre nuovi ragazzi per magari provare la pallavolo, perché magari può anche non piacere, però intanto provare e vedere se si può avere un inizio o un qualcosa. C'è da dire anche che una cosa che apprezzo della nostra società è che gli allenatori magari fanno giocare i ragazzi più esperti con quelli più inesperti al fine di farli migliorare, oppure ovviamente addirittura quelli più grandi con quelli più piccoli per avere un miglioramento ancora più alto. Vi allenate insieme anche con i più giovani? A volte sì, giovani. A me è capitato che il mister Sascaro mi chiedesse di allenarmi con le ragazzine per schiacciare un po' più forte e farle migliorare ancora di più. Migliorare in questo caso la difesa, e quindi in ogni caso eccezionale. Il vostro libero com'è? È un ruolo davvero difficile. Assolutamente. Abbiamo un libero molto giovane che ha iniziato davvero da pochissimo a fare pallavolo, però stiamo notando dei grossi miglioramenti. E ieri effettivamente non è andata molto bene, anche perché diciamo che la ricezione, come abbiamo detto, non è un nostro punto di forza. Quindi partendo già da quello. Esatto, però sono convinto fuori. Che appunto con il corso degli allenamenti ci aiuterà, diciamo, a portare a compimento l'azione. Ovviamente la battuta è il primo fondamentale, sì, lo diciamo, della pallavolo, perché se non hai quello e se non hai quella ricezione non si riesce a costruire, anche puoi avere un ottimo attacco, però se non riesci ad avere la battuta è il primo attacco. La battuta è il primo attacco. Dice sempre questo. Sascaro. Esatto, sì, sì. Bene, allora da questo punto. No, il vostro non il nostro è Alfio. Alfio. Allora, torniamo comunque a parlare di questo sport. Quando voi parlate di portare ragazzini in palestra per provare anche soltanto la pallavolo, per vedere come se piace o non piace, in questo caso dove andate a trovare questi ragazzini? Andate nelle scuole? Come fate appunto a raccogliere questi giovani da portare in palestra? Sì, di sicuro si va scuola per scuola, classe per classe, a invitare questi ragazzi, gli si dicono gli orari, le palestre, loro possono venire tranquillamente a provare. I mister sono sempre disponibilissimi. All'inizio comunque non sarà la pallavolo, sarà il mini volley, sarà almeno. Dipende anche dall'età. Dall'età, certo, ovviamente. Quindi in questi casi fate anche attività di mini volley? Sì. Sì, facciamo anche attività di mini volley, soprattutto per i più piccoli, per, diciamo, per introdurli a quello che è poi il vero sport. Lo vero sport della pallavolo, sì, quindi sì. In questo caso, ecco, riuscite a... ovviamente una realtà ha comunque bisogno anche di sponsor. In questo caso voi come riuscite ad avere
degli sponsor che vi supportano anche nelle spese, perché ovviamente gestire una società con tante persone, tanti bambini, fare dei campionati è costoso. Sì, su questo aspetto abbiamo comunque dei problemi, poiché ieri siamo andati a Paghino e abbiamo riscontrato che erano presenti, comunque sostengono la squadra del Paghino ben 7 sponsor. A noi sostengono solamente uno sponsor per la maschile e un altro paio per la femminile. Sono davvero pochi, quando appunto lei stessa ha detto 100 ragazzini, uno sponsor è veramente troppo poco. Penso che comunque la pallavolo, ma comunque lo sport a vittoria, sia poco valorizzato anche dallo stesso comune, ci siano pochi finanziamenti, pochi aiuti. E appunto nel caso della pallavolo, che è comunque uno sport particolare, direi unico nella nostra città, diciamo che crea dei forti depotenziamenti adesso. Nonostante ciò, comunque, grazie a questo aiuto del nostro sponsor, grazie a dei piccoli contributi che noi stessi diamo per autofinanziarci, diciamo che per amore di questo sport portiamo avanti la pallavolo. La passione è tanta, i sacrifici sono anche tanti, appunto un sacrificio che è un elemento indispensabile per la preparazione alle competizioni che la vita riserva ai ragazzini e anche a voi nel futuro. A noi ragazzi che comunque vorremmo uscire ogni giorno con i nostri coetanei, comunque sono dei sacrifici perché comunque ci alleniamo molto spesso, ma che comunque facciamo con molto piacere, e che anche i bambini vedono con grande affetto, con grande ammirazione nei nostri confronti, e che sono pronti a fare. Quindi diventate anche degli esempi, sì, per i più piccoli. Sì, diventiamo anche degli esempi, perché spesso vengono a guardarci e vogliono parlare con noi, vogliono imparare, vogliono capire appunto come migliorare, e noi diciamo che siamo abbastanza felici di ciò. Quindi anche i comportamenti in campo devono essere corretti, devono essere, perché ovviamente ci proviamo. Ogni tanto, ecco, magari scappa qualcosina. Scappa ogni tanto qualcosina di... Ci sono dei momenti di rabbia o delusione che fanno scattare qualcosa, sì. Sì, però subito, controllata. Dobbiamo, diciamo. Soprattutto in casa ci si controlla, perché... Fuori casa no. Fuori casa un po' di meno. Diventa tutto molto complicato. Si parlava di, comunque, il vostro campionato è soltanto su 2 province. Quante squadre sono? 6. 6 squadre. Quanto avete perso? Lo puoi dire. Non è che... Abbiamo perso 3-0. 3-0. Però con Barcellona. Ci stavamo risvegliando l'ultimo set, c'è stato un parziale di 26-24, però non ci hanno lasciato prendere. Una bella reazione, insomma, comunque. Sì, sì, sì. Era l'ultimo parziale? Sì. Quindi in ogni caso... Bene, per quanto invece riguarda la femminile, hanno iniziato anche ieri come il campionato di prima divisione? No, loro già da qualche mese, forse un paio di mesi, hanno iniziato il campionato, stanno andando molto bene, sono nelle primissime posizioni e contano anche di fare meglio, ecco. Come già dicevo, è un campionato molto faticoso, che è molto lungo, soprattutto per le ragazze, che appunto iniziano 2 mesi fa. Quindi sta dicendo che comunque loro sono in lizza per la, sì, vittoria. Sono nelle primissime posizioni e diciamo che proveranno fino all'ultimo, nonostante ci siano delle squadre di grande esperienza, diciamo, a dare fastidio alle primissime posizioni. Un'altra realtà che c'è il Camarina, dove gioca appunto una delle vostre allenatrici, ma il fatto che ci sia quest'altra realtà comunque non crea qualche conflitto rispetto anche alla squadra femminile che voi avete? Per parlare di conflitto forse è un po' esagerato, perché comunque non è un conflitto, è un'altra specie di realtà. Diciamo che la Camarina basa i suoi progetti soprattutto sulla pallavolo. La nostra società è una società più ampia, che diciamo sì, dà una grande importanza alla pallavolo giovanile, ma che si occupa anche di altri eventi a livello internazionale.
Non è un conflitto, spesso comunque ci confrontiamo, capiamo dove possiamo migliorare, non militiamo nella stessa classifica, nella stessa divisione, infatti loro sono una serie più avanti, soprattutto nella femminile, nella maschile appunto La siamo gli maschile unici. siete gli Siamo gli unici, unici. quindi in ogni caso lì non c'è concorrenza No. come... Vabbè, qual è il vostro sogno? Il nostro sogno? Sì. Il nostro sogno è di vincere il campionato dopo 3 anni effettivamente che ci proviamo. Le squadre sono forti, sono veramente forti, di esperienza. Noi siamo molto giovani perché comunque la società ha voluto puntare su una squadra giovane. Però il sogno più grande ovviamente è quello di vincere, però sono sicuro che anche fare una buona gara, delle buone gare comunque ci renderà soddisfatti. In ogni caso, ecco, 3 anni, 3 anni, come sono andati I questi 3 anni tre? sono andati abbastanza bene, lo scorso anno un po' meno, ma perché abbiamo anche avuto degli infortuni, quindi degli incidenti, dei piccoli incidenti di percorso. Il primo anno è andato molto bene, abbiamo fatto esperienza, siamo cresciuti anche a livello tecnico moltissimo e possiamo ritenerci anche soddisfatti. Siamo arrivati addirittura terzi, se non sbaglio, il primo La media qual è di età? anno. La media è di 18 anni, quindi molto giovani rispetto anche agli altri. Le altre società hanno giocatori anche di grande esperienza, di gente anche di 40 anni. Ieri a Pachino l'età media almeno era di 35 anni. Quando diciamo dei ragazzi vedono gente più grande, comunque al primo impatto si spaventano, però ormai diciamo che siamo abituati e siamo abbastanza tranquilli. Dove dovete schiacciare uno di qua. Eh sì, però anche noi siamo Forse abbastanza alti, quindi. è bene. Ok. Allora, insomma, quest'anno sperate magari di fare una bellissima esperienza Sì. che vi possa aiutare a maturare sia dal punto di vista tecnico che anche comunque dal punto di vista atletico. Sì, speriamo di sì. Speriamo bene. Qual è il tuo auspicio? Allora, lo dico qua, noi ci siamo ripromessi che se arriveremo Le prime due. secondi, primi, ci raseremo i capelli o comunque ci faremo biondi, biondo Platino. platino. Insomma, questo l'avete qui, lo dite, quindi Quindi sa da fare. dobbiamo fare, è un giuramento. State prendendo un impegno davanti anche ai nostri telespettatori. Bene, noi Mi sa di sì. ringraziamo Giovanni Nicosia e Simone Alfieri dei soci Voli che sono stati ospiti nei nostri studi. Grazie a voi per averci scelto e arrivederci al prossimo appuntamento con Fischio Finale.